Alle mie spalle si vede il mare, oggi è il 1º maggio. Siamo venuti qua stamattina con Mimmo semplicemente perché abbiamo una situazione di nulla, e mi avete chiesto in tanti di vedere la lenza tutto svolazzo per pescare le spigole dalla spiaggia, da riva praticamente. Quindi adesso apriamo con Mimmo, siamo arrivati, abbiamo preso l'albergo, ma prima delle 5 non possiamo uscire di casa per via delle restrizioni. Quindi adesso apriamo, vi faccio vedere dove stiamo, perché lo spot è importantissimo. E dietro si vede il mare, è quasi calmo, però abbiamo un vento frontale, quindi se non mettiamo in acqua una lenza con il galleggiante inglese, difficilmente riusciremo a mettere la lenza a 20-30 metri dalla battigia. Adesso apriamo e ci mettiamo in pesca. Allora, come prima cosa dobbiamo osservare il mare. Guardate, lì c'è una secca ed è già un posto buono per far lavoro alla lenza, però noi inizieremo a sondare qui. Guardate, questa è una piccola foce, guardate, questa è la foce. Vi faccio vedere lo spot perché guardate, è fondamentale la faccenda dello spot. Sto seguendo la foce, è modesta, però noi pescheremo qui in questo salmastro. Mimmo adesso sta anche lui aprendo la sua bolognese. Ecco, noi pescheremo qui. Guardate la lenza, quella che abbiamo visto nel tutorial, soltanto un pallino qui all'attacco della girella, il finale, un finalino con l'amo del 18 da innescare con due bigattini. E questo è il salmastro dove noi faremo lavorare la lenza. Purtroppo abbiamo il vento frontale, non riusciremo tanto a pastorare con la pioggia. Se non succede niente qua, dovremo spostarci. Guardate l'altra secca. Quindi guardiamo il mare. Il mare là è calmo e lì frange. Se non succede niente in questo punto, andremo a sondare questa secca qua. Ci metteremo o nel primo canalone o cercheremo di superarlo. Perché praticamente bisogna sempre andare a cercare la secca, perché dopo la secca gira sempre qualche pesce. Mimmo sta ultimando il montaggio della canna. Ecco qua, sta montando il finalino. Ok. Comunque adesso ci mettiamo in pesca. Sembra anche un bel pesce, mi sembra un bel pesce. Sembra essersi fermato. Mi ha preso il largo, mo voglio far stancare, ma è una spigola, eh. Inizio un po' a intravedere la sagoma. Da qui a 20 metri. Eccola. Grande Mimmo. Aspetta, andiamo sul picchetto un secondo. Aspetta, fammi lasciare qui la canna. Ok. Allora, praticamente, guardate un po', questa è la lenza che abbiamo visto
quattro volte nel video, il finalino e la spigolotta. Eccola qua. Beh, da porzione questa qua la tengo, me. Guardate dove ho mangiato. La mina del 18. Ok, teniamola qua un po'. Beh, nella porzione la tengo, dai. No, è innescato e si sta lanciando. Come vedete, senza frustare sulle canne, proprio un lancio morbidissimo. Ad accompagnare già il galleggiante sui 20 metri. Stavolta è incannato Mimmo. Com'è, me? C'ho il guadino? Porca puttana, aveva incannato Mimmo adesso, che è successo? Ecco, il finale. Ma che caccia! Gli ha rotto il finale. Incredibile. Un bigatto a metà e lo passiamo così. L'altra puntata. Qua sto l'innesco. Mi sa che ho agganciato un'altra. Non la sento grossa. Ah no, caspita! Un bel pesce! È meglio non forzare perché con i finali piccoli si rischia, eh! Non vuole sgallare perché queste perdono la forza quando pigliano la bolla dell'aria. Ci siamo? Non è ancora pronta per il guadino. Vede il guadino, va via. Sì, e allora facciamola venire più a riva, dai. Non avevo visto che l'onda ha preso. Eccola. Beh, questa è più decente. Ti sei bagnato? Una e due. Questa è più decente. Mi sono allontanato un po' per non rovinare l'audio. E niente, abbiamo fatto le prime due ore e qualche spigola si è vista. La condizione è buona semplicemente perché è nuvoloso. E quindi siamo venuti in foce stamattina perché è da sfruttare qualsiasi rigagnolo, anche una fiumara può bastare, che la spigola gira sempre con dove c'è un po' d'acqua salmastra. Le nostre piccole strategie di pesca con Mimmo, quando arriviamo in foce uno apre a sinistra e uno a destra. E ci rendiamo conto magari dove ci sono più mangiate e poi ci spostiamo. Se stamattina
il posto qua, lo spot, trovavamo persone, non c'è problema, facevamo 50-100 metri, andavamo qua, abbiamo già visto l'altra secca, quindi cerchiamo sempre i dislivelli d'acqua, la secca o prima o dopo, qualche pesce gira sempre, perché è importante, guardate, possiamo fare la lenza al meglio, però è importantissimo davvero scegliere il posto dove far lavorare la lenza. Non riusciamo bene a pasturare stamattina perché abbiamo un vento frontale di scirocco e anche con la fionda non riusciamo a far arrivare le larve dove vorremmo. E un'altra cosa che volevo dire, spesso vedo nei video persone affrontare il mare e a prescindere organizzare la battuta di surf casting. Guardate, io dico sempre, dobbiamo imparare ad adeguarci allo spot di pesca. Quando non c'è mare è inutile praticare la battuta di pesca a surf, possiamo inventarci e mettere tutti i calamenti più tecnologici, tutta l'esca migliore, i pesci non li facciamo perché non c'è la condizione. Invece quando c'è un po' di mare, questa lenza, tutto svolazzo, va benissimo. Oggi potevamo soltanto usare il galleggiante inglese perché abbiamo esattamente il vento frontale e non avremmo affatto potuto mettere in acqua le spallinate, no? Perché con questo sistema invece si fanno veramente anche 40-50 metri, riusciamo a lanciare senza sforzare, senza frustare sulle canne. Quindi adesso continuiamo e speriamo bene in qualche altra cattura. Ecco, mi sono allontanato, quello lì è Mimmo. Andiamo a scoderlino. Adesso dobbiamo proprio cercare di entrare in acqua il più possibile per riuscire a pasturare, che non riusciamo niente qua, neanche a 6-7 metri mi arriva la pastura. Comunque guarda che hai preso un rombo, me. Niente, ce ne stiamo andando, quindi la pescata del 1° maggio si conclude qua. Bisognava rimanere tutta la giornata, la condizione è davvero buona, però dobbiamo rientrare. La lenza che avete visto non l'ho descritta bene nel dettaglio perché praticamente c'è un tutorial dedicato, un video lungo, tra una ventina di minuti, quindi date un'occhiata, bolognese spigole, la lenza ultraleggera tutto svolazzo, quindi fatela questa lenza, ve la consiglio perché veramente inganna tutti i pesci, perché scende molto lentamente, ci prendiamo di tutto, dalle mormore, ai cefali, agli occhiate, ai sarghi, addirittura Mimmo stamattina anche un rombo agganciato, poi si è slamato nel sottoriva, vabbè, peccato per la spigola di Mimmo persa. Praticamente quando sono andato a vedere il finale tagliato a metà, è probabile che quando la spigola stava tirando di traverso lateralmente, poi magari può capitare il filo va a strisciare sulla pinna dorsale e si è rotto il finale. Peccato per Mimmo, mi dispiace, peccato. Comunque un paio di spigoli abbiamo rimediate, pigliamole, eccole qua, pesci stanno qua. Questi sono i pesci, eccoli qua. È andata bene, insomma, poteva andare meglio, però vi consiglio di usarla questa lenza tutto svolazzo perché veramente quando c'è una condizione di mare leggermente mosso o calmo rende alla grande. Un saluto a tutti, mi raccomando date un'occhiata sempre alla slide finale e mi raccomando non lasciamo rifiuti in giro. Un saluto, un abbraccio forte a tutti, ciao e alla prossima.